Cari miei internet spettatori, io non so più che cos'altro dire. Questo viaggio sta finendo per essere un viaggio pazzesco. Ho cercato di valicare le Alpi tornando a casa, verso l'Italia, passando su due col, come li chiamano in Francia, noi li chiamiamo passi, ed entrambi erano chiusi. Ho fatto circa 150 km in più del dovuto e alla fine ho deciso di ripassare per il Fregius, il traforo del Fregius, e ho pagato di nuovo altri 36,80 euro e io pago, punto e basta. Potevo comprare il biglietto di andata e ritorno 3 giorni fa che si poteva risparmiare qualcosa. Mi sono fermato in questo parco dove c'è questa illuminazione molto particolare. Dal blu passa al rosso e poi passa al verde, poi al blu, poi di nuovo al rosso. Beh, un'illuminazione così mi ricorda quella del video della chiesa di San Raffaele nel sud della Francia. Qui invece siamo a Oulx, o Oulx si scrive, forse si pronuncia Oul, Oulx, non lo so, Oulx forse si pronuncia. Questo è un parco pubblico, mi sono fermato qua perché è fantastico, qua c'è la neve, da noi in Romagna la neve la si vede molto raramente, quando viene ne vengono due dita che dopo 2 giorni più o meno sono sciolte. Questo è un piccolo paesino, subito vicino al confine tra Italia e Francia, lassù c'è un castellaccio, questi piccoli paesini costruiscono dei parchi giochi dove i bambini possono giocare serenamente, si respira un'aria buonissima, devo dire, è fresco, questo è quanto. Sono sceso dalla macchina perché sono partito stamattina, che erano le 9:55, adesso sono le 21:43 e tutt'oggi grosso modo non ho fatto altro che guidare su strade statali. Quindi, orca, a Ulx hanno anche il palco, roba da non crederci, il palco con la neve davanti, fantastico. Cavolo, ci vorrei suonare io qua. Comunque niente. Questo parco, per quanto magari chi abita qua a Ulx lo trovi banale, non lo so, comunque a me piace un sacco tutto qua. Per avere un parco come questo, innevato, perennemente innevato a Ravenna, sarei disposto a pagare 1 miliardo di euro, veramente. Fantastico. Adesso riprendo la strada perché non sono neanche a Torino, quindi credo manchino circa 95 km a Torino, poi c'è tutto il resto della strada da fare fino a Ravenna e quindi Francesco Casta è pronto per proseguire.